stanotte senza te potrei restare folle d'amore, potrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto e tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderare tanto. Ora sono solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, esiste il mondo, c'è stato sempre da soffrire. Da quando esiste l'uomo, soffriamo tutti ancora di più. E si viveva meglio senza le coperte al TV. Da quando esiste l'uomo, l'universo si è sconvolto, gli altri pianeti accanto ci sono rimasti molto. Oh mamma, voglio l'uovo alla coca, oh mamma, e suonare in sleep, oh mamma, e cantare in frac, ballare in rock and roll. E sono pazzo come rock, e sono pazzo come rock, e sono pazzo, 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 pazzo come rock. Allora, salve e benvenuti a Ci Prendiamo un Caffè. Oggi abbiamo ospite una leggenda del rock italiano contemporaneo. Grazie, che è il mitico Fransuaynante Francesco Turisi. In arte, lo sapevo che stavo dicendo. Allora, come va François? Bene, dopo questa cosa che hai detto, insomma, potrei, se faccio silenzio forse è meglio, forse decisamente è meglio se faccio silenzio, questa cosa la teniamo così, buona, buona la prima e basta più, grazie per la leggenda, ma certamente non è così, è soltanto tanto tempo che delinquo all'interno del rock and roll isolano, visto che vengo dalla Sicilia, ma ci muoviamo il più possibile. Un brano che ripercorre le fasi tristi della sua esistenza. Il brano per l'appunto si chiama Quel timido passerotto. Benissimo, grazie. Rock and roll. Qui a Crotone è sempre una cosa eccezionale tornare, incontrare tutti gli amici, incontrare te e incontrare tutta questa situazione, questo contesto, e speriamo che proprio stasera, anzi ne sono sicuro, insomma, questo concertino di rock and roll che faremo sarà aggredito da tutti, da noi sarà aggredito sicuramente, ed è un piacere, ripeto, essere qua. Tu sei ormai definito da tanti colleghi, soprattutto dalla parte siciliana, vedi Alex, visto che sono di parte, vedi Alex, che ti definiscono il padre del rockabilly italiano, però tu sei in realtà uno spirito rock. Allora, come ho chiesto a qualche tuo collega, allora, per François, che cos'è il rock? No, beh, per François intanto che cos'è il rock and roll, perché dobbiamo chiudere questa definizione più all'interno del circuito ristretto del rock and roll. Intanto ovviamente, insomma, il padre del rockabilly italiano non sono certamente io, però il rock and roll è qualcosa che mi scorre dentro, è una musica semplice da un certo punto di vista, perché cosa sono? Sono tre accordi, no? Mi, la e si, ed abbiamo terminato. Il giro di blues sostanzialmente non è niente, ma è come li fai e allora è come li senti, e il rock and roll è la matrice della maggior parte della musica che noi ancora oggi ascoltiamo, ed è una musica che vive sempre e ancora riesce a darci delle emozioni fantastiche, per cui il rock and roll è una musica che vive, vivrà e vivrà sempre. Noi siamo soltanto degli esponenti contemporanei in questo momento, ma ne abbiamo avuti precedenti e ne avremo successivi, quindi il rock and roll è soltanto e semplicemente uno stile di vita.
Che tu hai partecipato a due mani. Sì. Allora, spieghiamo agli spettatori un po' che cos'è l'esperienza di partecipare a un festival Maverick, che poi in pochi anni è diventato uno dei festival più importanti di genere in Italia. Partecipare al Maverick è sostanzialmente incontrarsi con un milione di amici. Sostanzialmente è questo, incontrarsi con un milione di amici che hanno delle tendenze comuni, hanno un riconoscersi insieme, un ritrovarsi, uno stesso sentire di una stessa sensazione. E io qui sono sempre venuto con il gruppo di super amici fantastico degli Adels, ed è vero, ed è assolutamente reale che il Maverick nel corso di questi anni ha avuto un'esplosione in avanti, un movimento in avanti incredibile, ma dovuto sia alla tenacia, alla pervicacia di chi ha ideato il Maverick, ma di tutto quello che c'è attorno, di tutto il movimento che si è creato, grazie soprattutto assolutamente all'attenzione che c'è stata e all'amore che c'è stato da parte dei ragazzi, sarebbe dire riduttivo, di chi sta e vive a Crotone, che ha sposato questa causa, l'ha capito, ha sentito l'emozione del rock and roll, ha sentito l'essere questa musica all'interno di se stesse. Allora il Maverick è Crotone a tutti gli effetti, perché espone, mette in evidenza tutte le sensazioni evidentemente di questa meravigliosa regione, di questa meravigliosa città. Tu sei un esponente di questa città, tu hai portato avanti questo movimento in maniera importante, e per me ritornare qui a Crotone e trovare che c'è una teca all'interno del locale del Columbus, dove ci sono tutti i gadget del Maverick Festival, ha un significato enorme, un significato importante, perché significa che tutto si muove, tutto cammina, e non soltanto qui a Crotone, ma che Crotone è al centro dell'attenzione di tutto un movimento rock and roll, rockabilly italiano e non solo. Allora fantastico, viva il Maverick, e ci verremo sempre, perché questo è una cosa che ha un senso, finalmente, finalmente. Scusa, forse sono troppo mi delinco troppo con la parola, lo so, è un mio difetto. No, delinqui affatto, anzi. No, piuttosto che fare parlare lui. Magari tutte le interviste fossero così. Senti, io per concludere ti faccio una domandina un po' tosta, però... La voglio. Sì, allora, logicamente, François... Detto Francesco, è una tua invenzione. Ormai che ha più di 25 anni, hai festeggiato anagraficamente, ovviamente. Però diciamo, la domanda che tutti si pongono è: chi ha ispirato François? Già credo che l'ho detto, insomma. No, il rock and roll in genere, ma c'è un rocker che ti ha colpito in maniera particolare, tanto da dire: cavolo, io devo seguire questo ritmo per vivere. Guarda, no, assolutamente non è riduttivo, perché è ovvio, cioè dire che nessuno ti ha ispirato, dire che tu non hai preso la strada già solcata da altri sarebbe dire una falsità. Però è vero che la cosa importante è che poi qualunque cosa, perché poi ripeto, il rock and roll è fatto da accordi semplici, no? Allora a molte volte alcune cose si ripetono, ma non si ripetono mai se tu quelle stesse cose le fai prima passare all'interno di te stesso e poi dopo le metti fuori. Allora lì è sempre una cosa diversa, è sempre qualche cosa di nuovo.
nuovo. Allora non è corretto neanche dire che io tento di fare questo, io sono questo, io sono quello che si vede sul palco, né più né meno. Allora il rock and roll mi ha ispirato, ha ispirato il mio volere stare sul palco, questa è la verità. Poi possiamo fare un milione di nomi, possiamo non farne nessuno, però l'importante è che siamo qui oggi su questo palco a suonare questa musica. E questo è il verbo, e allora la didattica ci insegna che va tutto bene, e questa città ha capito perfettamente questo senso. Beh, grazie. Ci prendiamo un caffè e si conclude qui. Naturalmente sì. Ti faccio. Io non ne voglio perché già avete capito. No. Forse ti faccio un in bocca al lupo per il proseguo di questa avventura. Grazie. Perché carriera la chiamerei più un'avventura. Salutiamo la madrina del Maverick Festival, Lalla Hop, la DJ del Maverick, la sì, madrina, quindi saluto, è importante. Così ti facciamo un po' sotto, facciamo una terza intervista e ci prendiamo un caffè. Grazie. Comunque, grazie a te, e ci prendiamo un caffè, finisci qui, alla prossima. A più tardi. Rock and roll. Come on, roll it.